Hola, ciao Luigi. Che bello. Ciao. La ripresa. Ciao Luigi. Ciao Mick, com'è? Bene, bene. Tu come stai? Ciao, brigata. Ciao, Come brigata partigiana. stai? Bene, sono molto bene. Bene. Che stai facendo? Stavo aspettando te. Ci sono qui Sto dalle 3:30 con questo. Ho fatto tutta la scenografia. No, stavo. Sì, no, in realtà in questo momento stavamo. È l'ora della merenda. Quindi c'è tutta la famiglia, la sagra famiglia a mangiare, che è l'unica cosa che si fa con regolarità. Ok, quindi gli appuntamenti fissi. Quindi tu con chi sei in casa? Sei con la tua famiglia? Purtroppo sì. Che è composta da, Già registrando? sentiamo. Ah, ma stai già registrando? Certo che sì. Io pensavo fosse un'introduzione. No. Quindi, no, allora no, sono, sì, sono con la mia famiglia che è composta dalla mia compagna e da due minorenni, una bimba di 7 mesi e un bimbo di 4 anni e mezzo. Quindi piccolino, ma come hai raccontato al piccolo, diciamo, quello che sta succedendo? Allora, gliel'abbiamo raccontato esattamente per quello che è, ovviamente senza andare troppo nei particolari, ma lui sa perfettamente che c'è un virus che si chiama coronavirus, da cui ci dobbiamo proteggere stando chiusi in casa, che è un virus che fa venire la tosse, la febbre, ma che presto torneremo alle nostre normalità. Reazioni Ma particolari sue. in realtà all'inizio, come tutti i bambini, anche questa era una storia avvincente. I primi dubbi sono venuti rispetto alla rappresentazione del coronavirus, no? Che noi vediamo essere quella palla con tante cannucce, così come la descrive Lucio, che non corrispondeva all'idea che lui si era fatto. In realtà, negli ultimi giorni, dopo. Insomma, noi siamo con i bimbi, io sono a casa dal 23 febbraio, cioè da domenica 23, da quando poi hanno chiuso le scuole. Negli ultimi giorni lui inizia a essere un po' insofferente, non ultimo un paio di sere fa si è detto preoccupato perché i medici non trovano la medicina per curare, quindi anche un bimbo di 4 anni e mezzo inizia a rielaborare la fatica. Eh sì. Comunque, la routine nuova che abbiamo costruito è quello, l'appuntamento delle 4 della merenda, esattamente, fa parte della routine rinnovata, della routine da coronavirus. Anche in questa routine iniziano a far fatica anche loro. Eh sì, ma tu invece appunto in questa routine riesci anche a ritagliarti del tempo per il lavoro, o meglio, cioè, ormai è tutto quanto bloccato. Cioè, appunto, chi vive nel mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, dell'intrattenimento, come lo fai tu, Luigi, che è con i distratti tutti, comunque al momento siamo tutti quanti bloccati. Come state vivendo questo momento e cosa ti preoccupa di più, se ti preoccupa qualcosa per il futuro, sul futuro? Allora, parto dall'ultima e dalla mia visione personale. Io non sono molto preoccupato, nel senso che sono abbastanza fiducioso, pur con tempi lunghissimi, che si tornerà alla normalità. E nel mio caso specifico, e nel caso specifico del mio lavoro, del nostro lavoro come distratti, a godere e fruire degli spettacoli, degli eventi, della cultura, esattamente come siamo abituati, come è umano che sia. Ci ho detto, la preoccupazione che invece c'è è sulla tempistica molto lunga. Noi in realtà, come potrai immaginare, il nostro settore, che è quello degli eventi, dei concerti, degli assembramenti sociali, è stato il primo che si è fermato, che è stato bloccato. Noi ci sentiamo a cadenze regolari, aggiornandoci su quella che era la programmazione, che in realtà è più che in stand-by, saltata però appunto con gli aggiornamenti vari, e iniziando a confrontarci, a fare dei ragionamenti su quello che potrà essere.
le idee che sta venendo fuori sono quelle che si leggono, che vanno nella direzione della migliore e maggior uso della tecnologia, in generale a noi distratti non scalda eccessivamente l'idea di trasferirci tutti quanti con gli occhi sui cellulari. Non è il nostro, non è quello, forse anche un po' per, lo dico, sai che mi piace scherzare sulla mia età, però forse anche un po' per questioni generazionali, siamo per fortuna legati a un'altra modalità di fruizione. Noi siamo fermi, abbiamo, in particolare con il nostro Flug Market, abbiamo fatto un'asta di beneficenza virtuale con i nostri espositori, un po' per rimanere in contatto, anche un po' per ravvivare la nostra presenza nel mondo social, e poi perché no, insomma, per contribuire un minimo, senza nessuna retorica, però insomma, per essere partecipi per quelle che sono le nostre possibilità, i nostri strumenti. Ma quindi quando scandisci così le giornate sono più corte o volano via? Cioè, volano via, sono più lunghe, più corte? Sono strane, sono lunghe. Io le trovo estremamente lunghe. Mm-hmm. Poi, nello specifico, noi come equilibrio familiare, per fortuna mia compagna continua a lavorare, per quanto in smart working, con la difficoltà dello smart working. Ecco, questa è esattamente una scena da smart working. E quindi io sto molto tempo con i due, con il resto della famiglia, per permettere a Francesca di lavorare. Lucio. Ciao Lucio. Ciao. Lo ricordi, Michele? Ciao Lucio. Questo è uno dei lavori che il nostro lavoro è diventato fare lavoretti con immagino. E la carta igienica e la colla e così via. No, dicevo, le mie giornate sono scandite molto dalla famiglia. Questo lo dico, cioè è un profondo cambiamento, perché poi in realtà quando corriamo nel nostro quotidiano è vero che ci incastriamo, si cerca di far tutto, però è molto diverso rispetto a una full immersion alla quale comunque ci siamo trovati con la quale ci siamo trovati a convivere. Sì. E in questo ho trovato un senso positivo, anticipo una riflessione che però volevo condividere con te. In realtà da un lato c'è la mancanza di lavoro, che comunque si sente, dall'altra sono contento personalmente perché ho potuto dedicarmi alle mie cose, compreso dedicarmi alla famiglia, nel mio piccolo. Io non sono bravo, però nel mio piccolo ho ripreso a cucinare per i miei figli, faccio le mie cose. Quindi la giornata è un po' più lenta sicuramente, perché si è sempre nello stesso scenario. Sì. Però è stata un'occasione, è ad oggi un'opportunità, parlo già al passato, guarda come sono. Che ormai la vediamo, vediamo la luce in fondo al tunnel. Chissà, no, però sono, in realtà questa dimensione, leggendola così, la trovo gestibile. No, è chiaro, perché comunque anche il nostro lavoro, comunque la nostra vita ci impone dei ritmi completamente... Cioè, per alcuni aspetti anche un po' folli, cioè non ci permettono di concentrarci su determinate cose, e forse questo qua è stato il momento per vivere anche le persone. Adesso tu hai la fortuna di stare con la tua famiglia in casa, quindi ci sta, cioè questo momento è servito pure a quello, vivere le persone in maniera diversa, con tempi e tempistiche diverse, assolutamente. Ma invece, una roba tua personale, hai avuto paura di qualcosa? Una tua paura? Guarda, sembrerò sfrontato, ma in realtà non ho avuto paura, soprattutto all'inizio. E come nella maniera più umana, egoisticamente umana possibile, il timore l'ho sentito un po' di più quando persone vicine o comunque conosciute sono state toccate direttamente, lo dico con assolutamente la vicinanza all'Italia, a quello che stiamo vivendo, no?
però effettivamente un po' di paura l'ho sentita quando il virus si è avvicinato. Non ho affrontato il tutto davvero, non ho affrontato anche rispetto a tanti miei amici, persone con cui parlo, mi confronto, che vivono magari in casa con i figli e quindi ci confrontiamo su quel tema lì. In realtà l'ho vissuta con molta tranquillità, come una cosa che è avvenuta, è successa, ma come in tante cose della vita, dell'uomo nel mondo, ci sarà un dopo, ci sarà un dopo. Ecco, Chiaro, chiaro. Comunque immagino anche le tue 1000 chiamate, le tue 1000 conversazioni con i tuoi soci, con gli altri distratti. Cioè, perché voi siete una piccola società, siete in pochi, quanti siete? In 5. noi siamo in cinque. Siamo Quindi immagino cinque. comunque ogni giorno questa piccola, quest'altra famiglia, che è quella del lavoro, si sia, diciamo, aiutata e confrontata Sì, in questo momento. abbiamo, come dicevo prima, ci sentiamo, poi appunto lì la tecnologia ovviamente, dico una Aiutato. banalità, però aiuta il WhatsApp dalla cosa più simpatica alla condivisione di contenuti, approfondimenti sul nostro settore, ma in generale su quella che è la situazione. E poi noi settimanalmente ci sentiamo, facciamo le nostre conference call, dove appunto ci raccontiamo un po' non tanto quello che sta succedendo a casa, ma un po' come davvero farci trovare pronti al dopo, ecco, pronti al dopo. E invece con i tuoi figli avete partecipato a qualche flash mob? Quelli sui balconi? Allora, i miei amici mi dicono che sono il Grinch dei balconi. No, è una esternazione che comprendo, ma che non mi piace. All'inizio abbiamo partecipato, cioè i primi con gli strumenti sui balconi e tutto quanto molto indirizzato ovviamente era a Lucio, al più grande che si divertiva andare sul balcone. Non mi disturbano, ancora oggi nel mio quartiere alle 12, alle 18 c'è qualcuno che fa partire opinabili canzoni dal punto di vista dei gusti musicali, ma comunque musica. Non mi disturba assolutamente, no, però non ho mai partecipato. Sto per i fatti miei, ecco, diciamo che tra i distratti, forse sono quello che ha subito di meno il contraccolpo della non socialità. Non oso immaginare gli altri, non oso immaginare gli altri, perché conoscendovi, non oso In immaginare. realtà per fortuna stanno tutti bene, siamo affaticati, ma come giusto, insomma, ma come tutti, ma ci Ma siamo. invece, Luigi, se ti avessero detto, cioè, ti faccio quest'ultima domanda, ma se ti avessero detto, da domani dovrai stare chiuso in casa per un mese, cosa avresti fatto? Cioè, l'ultima cosa che avresti fatto che non sei riuscito a fare? Che È domandona. difficile, eh? Sì. Avrei ascoltato chi mi diceva di portare i figli dei nonni. Sono molto pratico. Non lo so, mi commuovo, non lo so. No, niente di che. No, non ho rimpianti. Questo perché penso che avrò di nuovo occasione di farla, perché Bravissimo. per fortuna sta andando bene, ecco, anche rispetto a persone, affetti, e Assolutamente. quindi no, Quindi per non ho. questo. No, guarda, io intanto ti ringrazio per aver dedicato questi minuti a noi, per questa piacevole chiacchierata, e tanto avremo modo, spero molto presto, di organizzare qualcosa insieme a mare con voi dei distratti e di rivederci presto in cascina tutti. Non vediamo l'ora. Oltretutto, in questi giorni cade uno dei primi eventi che noi distratti abbiamo fatto lì a mare. Scorrendo nei momenti di intimità le fotografie sul cellulare, ho ritrovato le foto di un anno fa. C'era anche tu che eri molto più giovane. Va bene, in casa porta a casa. Tagliarla questa, vero? Va bene. Quindi non vediamo l'ora, davvero, noi tutti distratti e noi come singoli di tornare a mare, ma di tornare davvero a vivere la città. Questo ci manca, questo sì, questo un po' mi manca.
Allora, torneremo presto. Torneremo presto. Assolutamente. Ti Grazie ringrazio tanto. della chiacchierata. A te, Grazie. Luigi, e un saluto al resto dei distratti. Ciao. Certo, ciao, ciao, ciao. Ciao.